Quindi i pochi nomi di donna che compaiono all'interno dei libri di storia dell'arte sono presenti poiché queste artiste erano figlie, mogli o amanti di artisti uomini e quindi erano agevolate dal poter imparare ciò che all'esterno non era loro consentito. Vi faccio qualche esempio di artiste donna riconosciute in quanto figlie di o mogli di. Le già citate Angelica Kauffman e Mary Moser, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot. Lo sapevate? Ditemelo nei commenti.